Salve a tutti, avidissimi ascoltatori. Quest'opera è basata sulla riscrittura del 13° capitolo dell'opera protetta da copyright Il diavolo non è il carnefice, che potete trovare sul profilo Wattpad di Pensiero Nero nel link in descrizione. Potete anche aiutarmi con un piccolo contributo ai link PayPal o Ko-fi, oppure potete iscrivervi al TP o al Patreon. Se siete molto ricchi stile Bruce Wayne, potete fare anche un acquisto alla mia wishlist di Amazon, oppure richiedermi di leggere qualcosa su commissione al mio indirizzo email che troverete in descrizione. Grazie a tutti. Buon ascolto. Un colloquio con Lucifero. Quando l'angelo si risvegliò, non furono la fioca luce dell'inferno, le statue di santi decapitate, il cielo pieno di rovine fluttuanti nel vuoto come sorrette dalle invisibili mani del male, o gli altari dell'aria blasfema ricoperti di grumi neri e gocciolanti di grasso bruciato a richiamare la sua attenzione. E nemmeno il suo aspetto fisico o le sue piume putride sparse in giro, incrostate di sporcizie e sangue come quelle di un vecchio uccello morente nel suo nido. Bensì il ricordo del volto di suo padre. Dio! L'aveva visto per un attimo dalla grande nuvola da cui piovevano gocce di disprezzo su di lui, prima che lo scaraventasse all'inferno, trasformandolo in un caduto, come aveva fatto con i suoi scomodi fratelli. Dio. Padre. Pronunciò quelle parole come per impedire alla sua anima di perdersi. C'era un'ingiustizia lacerante nella posizione del suo corpo. Le mie ali non sono fatte per contorcersi così. Pensò. Raccolse i resti della sua forza e strisciò come un verme sul terreno affilato, trascinandosi sulle sue stesse ali spezzate. Ogni centimetro un taglio e un respiro. Mentì, fingendo che il mondo non traballava, e infine guardò lontano. All'orizzonte, dove un vortice rosso in continuo movimento risucchiava i miasmi e le nuvole in un unico punto, in un'oscurità sempre più densa, ruggente e contorta, come uno sciame di spettri neri e fiamme che svanivano in un unico punto. Troppo biblico? Sì, forse un tantino. Ma che cavolo vi aspettavate? Sono il tarocco del matto e vivo nel grimorio di Lucifero. Mi avete detto, tu sei sempre con lui, sei l'unico che può entrare nel suo ufficio non invitato. Raccontaci i suoi colloqui, quelli segreti che ha con gli angeli caduti. Come fa a reclutarli? Giusto? Perciò, se volete ascoltare, questo è quanto. Fatemi ricalare nella parte. Non è facile parlare di sé in terza persona. Ah, che palle! Dai, forza e coraggio, matto, che il tuo pubblico ti reclama! L'angelo ebbe il suo bel da fare per ambientarsi all'inferno, ma non fu nemmeno così ostico come si aspettava. Nemmeno i suoi fratelli caduti erano tanto male. Belial e Lilith erano una splendida coppia che si dava un bacio al mattino e uno alla sera, maledicendosi a vicenda. Belzebù, uno che guardava i pregi piuttosto che i difetti, soprattutto dei cadaveri su cui le sue mosche ronzavano. E Mefistofele, un adorabile attaccabrighe. Con lui era impossibile litigare male e dopo ogni guerra durata un pandemonio di secoli era il primo a offrire da bere per suggellar pace. Il miglior sangue dell'inferno per il mio amico ritrovato, diceva. Non importa il costo in anime, pago io. Ma durante la bevuta litigava e un'altra guerra cominciava da capo. Troppo ironico. Tranquilli, che adesso arriva la ciccia grossa. Sì, parlerò proprio di lui. Lucifero non invitava alla confidenza, tranne quella che sceglieva di offrire, e solo quando decideva di offrirla. Ecco perché quel giorno l'angelo si stupì della sua convocazione.
Ormai era abituato alle giornate torride e appiccicose dell'inferno, alle montagne di zolfo, lava e carne pulsante. Eppure, come mai davanti al corridoio bianco che portava all'ufficio del diavolo si era sentito tanto inquieto? Dapprima il candore dei muri gli era apparso come un ristoro dal nero e rosso dell'inferno. Tuttavia, man mano che si avvicinava, il corridoio sembrava farsi più caldo e pressante, quasi non avesse più aria da respirare. Sollevò il pugno stanco e bussò sulle assi solide della porta, che si aprì. «Fratello! Fratello!» chiamò sbirciando all'interno, e l'aria bollente e immobile smorzò la sua voce come una coperta bagnata su una fiamma. Avvertì che nella stanza non vi era nessuno, ma non come percepiva normalmente la presenza o l'assenza degli altri diavoli, ma per il silenzio che vi trovò. Eppure rimase sulla soglia a bocca spalancata, perché gli sembrò di trovarsi davanti all'anima di Lucifero messa a nudo. Lì c'erano luce e colori, fiori e profumi a profusione, come nel Sancta Sanctorum di un artista nascosto. C'erano cavalletti e quadri in ogni angolo, e pennelli macchiati di tinte brillantissime. I tappeti, gli arazzi, le stoffe e gli affreschi sui muri erano diversi da qualsiasi cosa avesse mai visto. Intessuti di disegni geometrici che in qualche modo suggerivano scene rilassanti e colme di pace. Ah, vera pace. La prima volta che vidi quella stanza, anch'io cercai di immaginarmi Lucifero in mezzo a tutta quell'arte e quel colore. Tyrell, l'angelo caduto, avanzò ancora nella stanza e vide qualcosa che gli fece tremare il cuore nel petto. Un bambino umano. Subito gli parve di vedere proprio questo, e senza riflettere, mosse altri due passi per piegarsi davanti alla culla che l'ospitava. Non era un bambino vero, ma una bambola, avverata con tale incredibile maestria che non si sarebbe stupito di vedere il piccolo petto sollevarsi per respirare. Tese le dita verso il volto pallidamente delicato, ma non osò sfiorarlo. L'uomo! Peccato per cui suo padre, Dio, lo aveva precipitato all'inferno. Da quanto tempo Lucifero conservava quel bambino lì? L'angelo gli rimboccò le coperte e lo osservò per molto tempo, come se fosse davvero un bambino addormentato. Strinse i denti e si rifiutò di riconoscere le emozioni che lo minacciavano. «Penso, a dire il vero, che non volesse pensarci troppo e sono sicuro che aveva paura di ciò che stava per succedere». «Sono gli uomini il motivo della tua caduta, giusto?» La voce di Lucifero era dura e l'angelo caduto si ritirò da quella voce. Lui, che non aveva esitato a difendere gli uomini davanti a Dio. La bambola nella culla si sollevò, fluttuò verso un punto più oscuro tra le tenebre e trovò protezione nell'abbraccio di un'ombra dietro la scrivania. L'essere che aveva parlato assomigliava a Dio nel contorno del viso e degli occhi, ma la somiglianza finiva lì. Era molto più giovane, con capelli profumati e lisci, più morbidi e lucenti delle piume dei corvi. Le guance e la fronte erano lisce come porcellana, scure, ma in modo diverso rispetto alla rude abbronzatura degli altri caduti. Il diavolo vestiva come l'uomo più elegante, il suo completo nero luccicava alle fiamme del camino come il manto oliato dello stallone più fiero, sopra al movimento dei muscoli. Una spilla sul petto, scarlatta e gialla, era l'unica nota di colore, e il suo modo di parlare era come una contorta catena d'oro a paragone delle semplici connessioni di parole costruite da tutti gli altri angeli del creato. «Non fare quella faccia, fratello», disse Lucifero accarezzando la fronte della bambola. «Non hai ancora capito cosa è successo.
Dio ti ha giudicato e la sentenza è... Aprì la mano e artigliò la testa della bambola. Colpevole! Strinse il pugno come zanne, infrangendola in mille pezzi. Ci fu un rumore di ceramiche rotte e l'angelo voltò la testa, risucchiando aria e rabbia fra i denti. Lucifero sorrise, velando la sfida, mentre la pelle ai lati della bocca e intorno agli occhi si oscurò. Non dovrebbe più importarti di soffrire. Sei caduto per un tuo errore e Dio non perdona. Non credi anche tu che sia terribile? Avrebbe potuto uccidermi, disse Tyrell. Eccole, pensai, dal mazzo di tarocchi sulla scrivania del diavolo. Le complicate acrobazie verbali con cui il padrone convince chiunque. Ucciderti? Pensi davvero che a nostro padre interessi? No, non gli interessa nulla di quel che accade qua giù. Non si interessa né di te né di me. E se pensi il contrario, beh, ti sei fatto un'idea sbagliata. La pausa allenata del diavolo allargò la ferita nel cuore dell'angelo. E poi perché ucciderti? La morte è sopravvalutata, non credi? O sei come gli uomini che hai difeso, che hanno più paura di morire per mano di un demone che essere uccisi per un colpo di pistola, come se uno fosse meno morto quando è ammazzato da qualcosa che può vedere. Ascoltami con attenzione, fratello. Ora ti darò una lezione che non hai ancora imparato. La morte è morte e basta. Spazzolò i cocci della bambola sul pavimento e incrociò le dita davanti alla bocca, sornione e complice di quelle parole. Hai fatto i complimenti a nostro padre prima della caduta? Sai, per esserci riuscito. Né io né le altre carte alzammo lo sguardo. Non potevamo, ma tutti ci domandammo a cosa si riferisse. Soprattutto l'alchimista, avido di spunti per narrare una storia sul suo canale HellTube. Riuscito a fare cosa? Chiese allora l'angelo caduto. Ad avere un tale colpo di genio? Rispose Lucifero. Dio ha imprigionato il mondo degli uomini in una sindrome di vittima e carnefice eterna. Come gli è venuto in mente il comandamento di non resistere al male? È impossibile. E porgi l'altra guancia? Se ognuno facesse questo, che razza di società ne verrebbe fuori? Se tutti la porgessero, chi mai muoverebbe un dito? L'angelo si trovò a riflettere su quelle parole. In effetti era un principio assurdo, ma se preso alla lettera, serviva allo scopo inequivocabile di dare libertà totale all'uso della forza per convertire. I carnefici che intendeva Lucifero erano tutte quelle persone che Dio aveva arruolato per diffondere la sua fede. Poi il mio signore continuò. La religione dell'unico Dio che tu hai accusato di aver fatto cadere è la sola in cui è presente il peccato di massa. E bisogna riconoscere che è stato un concetto infallibile, perché convince gli uomini del fallimento, ancor prima di tentare. Dio ha trasformato le stesse vittime in carnefici per aver messo suo figlio in croce e i carnefici in vittime, invertendo i ruoli. Persuadendo le masse a credere che gli abusi e i soprusi che ricevono siano dovuti ai loro difetti morali. Scoppiò in una fragorosa risata prima di continuare. Se vengono puniti, gli uomini pensano che devono esserselo meritato. La colpa è loro, in quanto essi, per volere di Dio, sono stati creati per soffrire. E se lui li punisce, è per il loro bene. Per il loro bene. Di nuovo non riuscì a trattenersi dal ridere. Ed è proprio questo che tu hai contrastato, vero? Finché questa ideologia non verrà sradicata, il marcio continuerà a maturare e restare nascosto, servendosi della fede come copertura.
La figura carica di odio e vendicativa di Gesù è stata tradotta nel figlio gentile e docile dagli scrittori che firmarono i Vangeli, dagli squilibrati che aiutarono Paolo a diventare il credo salvifico e rubarono ai popoli sottomessi tutti quei dogmi come la nascita virginale, la croce, la stessa messa, sommandole al complesso di base per sottomettere gli infedeli con una violenza più psichica che fisica. Se ci pensi bene, Cristo e Cesare in questo sono stati, l'uno per l'altro, un partner perfetto. Uno convertiva e l'altro conquistava, irresistibili e duraturi. E poi, certo, ci sono tutte quelle altre belle invenzioni che Papino ha creato su richiesta, quelle che offrono una facile risposta alla creazione, al peccato, alla morte, alla resurrezione, al disegno divino, alla natura e agli interventi del male. Si interruppe di colpo con una smorfia tanto divertita quanto di disgusto e ammirazione. Senza dubbio nostro padre è un genio. Poi fece comparire dal nulla una teiera color crema e coniglietti rosa e azzurri. Sì, non ditelo a nessuno, ma il diavolo adora i coniglietti rosa e azzurri. E se non piacciono anche a voi, siete delle persone male. Ecco, comunque, se l'angelo avesse potuto spegnere i suoi pensieri in quel momento, lo avrebbe fatto. Sarebbe stato più facile che ascoltare quelle parole. Si guardò il sudore sulle mani e rimase immobile. Per tutta la vita mi sono trovato davanti a un paradosso. Confidò alla fine, come se fosse solo nella stanza. Avere compassione per gli uomini al servizio di Dio e al tempo stesso sopportare una certa repulsione nei loro riguardi. E alla fine, cosa hai capito? Chiese il diavolo attento. Beh, ho capito che il disprezzo che sento non era per la loro esistenza in sé, ma era piuttosto la risposta al loro modo di comportarsi. Sono disgustato dalle azioni che tutti considerano ammirevoli. C'è forse bisogno di un'istruzione religiosa per imparare la moralità. Come se gli uomini da soli non fossero capaci di agire con gentilezza o che non siano buoni per natura. La sua bocca si piegò con disprezzo. Forse papà, Dio, credeva che abbandonandoli ai loro istinti avrebbero agito secondo una morale irresponsabile. È difficile capire cosa gli sia passato per la mente. Quello che invece è facile capire è quello a cui proprio non ha pensato, e cioè che la bontà non deve essere imposta, perché essa è già presente in tutti gli uomini, anche negli esseri come noi. Credi che fosse questo il suo scopo? Oh, certo che no. Lui è un sadico, malato e protagonista, che ha sempre operato contro tutti. La sua storia ha inizio con un padre che odia i suoi figli e li caccia dal paradiso terrestre. È geloso e insiste affinché non venga adorato nessun dio all'infuori di lui. Perché qualcun altro c'è. Non si spiegherebbe il primo comandamento. Non avrai altro dio all'infuori di me. Per un istante smise di pronunciare parole e il suo petto si alzò e si abbassò con forza, come se per parlare avesse bruciato tutta l'aria nella stanza. Per colpa sua, gli altri dei sono stati dimenticati. Esseri che vivono in armonia con la natura, nelle nuvole e nei fiumi, persino nelle rocce. Perché Dio non li ha mai tollerati se insegnano la tolleranza come valore indiscutibile? Perché ha permesso all'uomo di devastare il corpo della terra nonostante è anche casa loro? Come ha fatto l'uomo a fregarsene così? È parte della terra, come il vento sulle ali degli uccelli, i pesci tra le felci nel ruscello. Non è più importante dell'erba che calpesta e ha lo stesso diritto di essere qui. La sua voce si fece più arrabbiata. L'ingranaggio funzionava alla perfezione da migliaia di anni, raffinato e preciso, senza mai rompersi, sempre in quell'equilibrio, ma questo prima del suo intervento. Tagliò l'aria con il taglio della mano, in spregio. È vero,
pensammo io e gli altri tarocchi nel mazzo, in un brusio sottomesso. L'uomo moderno ha sempre vissuto la terra come un campo da arare o uno spazio per costruire città. Quella troppo povera per essere coltivata è terra inutile. La fede in Dio ha trasformato gli uomini in una razza che cerca per sé solo difficoltà e discordia, mascherando il tutto dietro a una morale imposta. Costruisce strade, si arricchisce, ma davvero gode di queste ricchezze? L'idea che le montagne, i mari o anche i deserti o i cieli debbano essere lasciati così come sono è mai venuta in mente a nessuno? Perché tagliare gli alberi? Perché distruggere e costruire mostruosità di metallo e cemento? Forse se io e gli altri tarocchi fossimo stati uomini, anche noi ci saremmo chiesti cosa c'è di buono in un pezzo di terra che non può essere sfruttato. Che non lascia crescere grano, alberi da frutto o foraggio per il bestiame. Forse anche noi avremmo considerato il valore di ogni singolo metro in funzione alla sua utilità. Ma io sono da sempre il matto dei tarocchi di Lucifero e conoscevo bene gli dèi di cui parlava l'angelo Tyrell. Lucifero li aveva ospitati a casa sua, li aveva istruiti e loro erano venuti a chiedergli aiuto. E quando Tarocco dell'Alchimista parlò, e badate bene, era più in basso di me nel grimorio perché io sono più fico, il dubbio assalì anche me. Mi scusi, padrone, perché Dio non tollera gli altri dei se lui stesso asserisce di aver creato ogni cosa? Che faccia da culo! Voleva per lui tutte le attenzioni del mio signore! Oh, ti credi tanto furbo, eh? E invece adesso ti farai una bella figura di M! Che smorfioso protagonista! Commento non richiesto? Ricordate che è la mia storia, quindi la racconto come voglio e bla bla bla. Ecco, comunque, anche l'angelo sentì l'alchimista e per la prima volta guardò Lucifero negli occhi, allacciando lo sguardo alla sua figura come se la vedesse per la prima volta. Questo è un altro strano colpo di scena che non si può spiegare. Dio, che sostiene di aver creato il mondo naturale, vieta all'umanità di amare il frutto del suo operato, ma al contrario, pretende l'adorazione della sua figura. È qualcosa di perverso se considerato in termini umani. Non credi? Un artista che chiede di non ammirare la sua opera, ma solo la sua persona senza metterla in discussione, è malato. Assurdo! La promessa di amore e salvezza di suo figlio, appoggiata dalla paura di un padre vendicativo, ha nascosto tutto questo. E anche tu ora, fratello, hai capito perché? Illuminami. Lo sfidò l'angelo. Lucifero calmò la voce e abbassò le mani sulla scrivania, parlando come rivolgendosi a un bambino ottuso. Il temperamento capriccioso di Dio denota la sua profonda insicurezza. Se vivere senza adorarlo bastasse davvero per condurre una vita pacifica, allora la sua stessa figura sarebbe una truffa. Si dimostrerebbe l'impostore violento e stolto che è. Un prepotente accigliato e scontento, incline a scatti di ira che sguinzaglia una banda di sicari angelici ogni volta che non è venerato come desidera. Come un meschino sovrano che se ne va in giro a dettare le sue leggi. Sodoma e Gomorra, ricordi? Il diavolo batté il dito sul suo petto alle parole sicari angelici. Perché non ammettere che sia noi che l'uomo abbiamo sbagliato nel lasciarlo agire? Perché non riusciamo ad accettare che la vita è ingiusta? Che i privilegi non sono distribuiti con equità e che non esiste un modo per assicurarsi una giustizia definitiva e assoluta in tutte le circostanze? Perché non capiamo che l'alleanza individuale con Dio non serve a nulla? E perché abbiamo sostituito la tolleranza animale che contraddistingue tutte le altre specie con questo suo contrario? A quella sfilza di domande seguì ancora il suo pensiero.
e ho rifiutato il sacrificio di me stesso in nome di Dio, in quanto è contrario alla bontà che già mi porto dentro. Rifiuto la glorificazione della sofferenza e rifiuto il finto altruismo che Dio insegna, al punto da essermi sentito tanto arrogante da etichettarlo come depravato, inutile e di aver tentato di spodestarlo. Fece una pausa e rallentò un po' le parole. Vivere con questi sentimenti contrastanti mi ha fatto capire qualcosa di estremamente complicato da definire. Vale a dire, come l'umanità e gli angeli che lo seguono sono in costante pericolo di tradire se stessi attraverso quelli che ritengono i loro più alti ideali. Quello che questi individui considerano la migliore incarnazione morale, per me, non è nient'altro che miserevole. Credo di trovarti d'accordo, almeno su questo. Senza di te, senza gli altri angeli, la fede che protegge l'uomo non potrebbe essere rivelata per quel che è davvero. E a quel punto... Si alzò dalla poltrona e sporse in avanti la testa appoggiando le mani sulla scrivania. Sarà costretto a uscire dalla tana come una bestia e affrontare la realtà senza pietà, tenendo conto di tutto il male che ha fatto e... Trattenne il fiato. Anche se questo significherà scagliare tutto il suo odio contro me, te e l'umanità tutta. Si risedette, riempì una tazza e la offrì all'angelo Tyrell. Il suo stomaco si contrasse, ma accettò l'offerta per non rendersi ostile. Con uno sforzo sovrumano portò la tazza al naso, prima di bagnarsi le labbra, e domandò: «Perché l'hai fatto? Che cosa? Vuoi sapere perché ti ho parlato di false credenze mascherate da etica religiosa? O vuoi solo conoscere il motivo per cui ho provato a prendermi il trono di nostro padre?» Prese un biscotto. Lo guardò. Lo annusò. Controllò che le gocce di cioccolato non fossero canditi mascherati e infine lo masticò con estrema lentezza, prima di prenderne un altro. «Come riesci a mangiare dopo quel che hai detto?» domandò l'angelo. Era disgustato dai movimenti della mascella di Lucifero, dalle briciole sulle sue labbra e dalla concentrazione che metteva in quell'attività. Nella sua mente era come se non avesse detto nulla. Tutto il suo mondo si era ristretto alla percezione di quei piccoli biscottini. Biscottini! Come ci riusciva? Possibile che fosse il risultato di un'intensa meditazione e presa di coscienza? Né l'angelo, né nessuno di noi nel mazzo riusciva a spiegarselo. Si tratta di odio. Rispose allora tra un dolcetto e l'altro. L'odio è una parte inseparabile del mio... anzi, dell'essere di tutti noi. Potrebbe essere questa la risposta che cerchi. Aprì la bocca per mangiare ancora. Fa orrore, è vero. Ma se accetti l'odio come parte di te e come danno degli altri, può essere anche un rimedio. Come disse Paracelso, la cura è nella dose. Basta essere prudenti. Ti sembra di esserci andato piano? L'angelo strinse i denti e abbassò la tazza. Con chi? Con Dio? Con gli uomini? Non lo so. Se ho esagerato, devono dirlo loro. Ho svolto la mia parte. Ora quel che devo fare è decidere se versare altro odio su di me o riflettere su quel che è successo. Restare in osservazione, farsi trasportare dai pensieri piuttosto che lasciarsi condurre da quel che ho fatto o che avrei potuto fare. Solo così il loro odio potrà diventare una medicina potente e preziosa. L'angelo gettò un'occhiata al percorso che portava alla porta d'uscita. Il padre aveva risposto con disinvoltura e mi chiesi se non fosse un pensiero che ogni giorno ripeteva a se stesso.
Allora l'angelo Tyrell riportò la tazza alle labbra come un dovere da compiere. Ora anche lui era pieno di odio per quel che Dio gli aveva fatto. E quindi? Avrebbe dovuto perdonarlo? Vendicarsi? Cavolate! Ragionarci su era impossibile. Lucifero continuò. Siamo creature di un altro tempo, nate in un mondo che non ci ricorda più. E purtroppo molti di noi ormai sono corrotti, inadatti a qualsiasi tipo di sopravvivenza. Ci disprezziamo da soli. Ci chiamiamo demoni, angeli caduti, e non riusciamo a ricordare che un tempo eravamo dei. Mare, terra e anime ci appartenevano. Avevamo tutto. E ora non abbiamo più nulla. Smise di mangiare. Ormai per Dio e gli uomini di fede non siamo altro che una scocciatura, una tradizione che va strappata. Molti fratelli caduti credono che dovremmo andarcene. Andarcene e cercare una strada per qualunque luogo sia meglio di questo. Chiuse gli occhi e in quel momento anche l'angelo seppe il prezzo che Lucifero stava pagando da migliaia di anni a questa parte. Va bene, disse interrompendolo, senza dubitare della passione con cui parlava. Ma davvero credi che ci sia futuro? Ma davvero credi che ci sia futuro nell'agire così? Rilassò gli arti. Non voglio e non volevo fare del male a nessuno, confessò il diavolo. Tutti quelli che Dio ha abbandonato, nessuno merita una vita così, né tra gli dèi né tra gli uomini, nemmeno noi due. La sua voce era risoluta, ma al tempo stesso sofferente e sincera. Scrocchiò il collo e riprese a parlare. Non provo simpatia per i miei metodi, ma su una cosa non transigo. Se proprio devo lasciare questo mondo, prima voglio provare a cambiare le cose. Almeno un po'. Io ho sciolto ogni mio vincolo a differenza tua. Di certo comprendi. Non comprendo nulla del genere, ribatté l'angelo ad alta voce, ma in cuor suo sentì un'amara punta di sconfitta. Comprese che lì c'era qualcosa che non sapeva, e la parola morire gli solleticò una certa urgenza nel comprendere. Voleva tanto che Lucifero, suo fratello, parlasse più apertamente con lui. Fai come credi, disse rassegnato. All'improvviso la stanza gli andò stretta, voltò le spalle e fece per uscire. Vuoi andartene? Bene, vai, vai pure, angelo caduto. Ti lascio solo un'ultima domanda su cui riflettere. Tutti quelli che hanno voce in capitolo per dirmi cosa va fatto, perché mi hanno dimenticato? Sì, parlo proprio di angeli e persone come te. Perché tornate da me solo quando diventa possibilità o minaccia? Pensate forse che abbia la capacità di dimenticare chi sono all'improvviso? Tu sai chi sei davvero? Dio non può controllare chi è libero. Allora chi decide che siamo noi a doverci nascondere? Chi ha il potere di far rispettare questa regola? La raffica di domande presentate dal diavolo avevano un ordine così logico che anch'io, lo stupido tarocco del matto, capii la minaccia che nascondevano. L'angelo afferrò la maniglia della porta e guardò Lucifero da sopra la spalla, senza voltarsi. Hai finito, fratello? Vuoi farmi il lavaggio del cervello? Beh, sappi che io non ho intenzione di fare un bel niente. E sai anche il perché? Domandò il diavolo sprofondando di nuovo nella poltrona. Perché tu hai paura di scegliere la cosa sbagliata. Era la verità. Non compatirti per questo, continuò. Io ho scelto, e a volte fare la scelta sbagliata è meglio che non farne nessuna. Se ti trovi davanti a un bivio e rimani fermo, non andrai mai da nessuna parte.
Ciò che dovresti fare ora è riconoscere la tua superiorità, indipendentemente da ciò che vorrai. Non ti sarà permesso di vivere furtivamente, né di spingere la tua esistenza in un angolo. Il tuo, ora, è l'inconfondibile odore di chi conosce la verità e non potrai mai liberarti da questo. Ricorda le mie parole. Se devi decidere, fallo con saggezza. Non fuggire, perché la realtà ti troverà comunque. Forse un giorno morirai per le tue convinzioni. Tutti siamo destinati alla fine. La differenza sta solo nel chi può lottare per il proprio diritto alla vita e chi non è capace. E se deciderai di seguire una via tutta tua, diversa da quella di nostro padre o dalla mia, che così sia. Ma sappi che sarai sempre e solo tu a trovarti nel mezzo della tua scelta, anche se scegli di non scegliere. Mio signore, e se dovesse decidere di essere vostro nemico? Domandò quell'impiccione dell'alchimista. Beh, se dovesse mai passargli per la mente l'idea di accettare l'odio nei miei confronti nel suo cuore, di cercare vendetta per qualcosa che non ho fatto, non mi farei scrupolo a trovare il coraggio di distruggerlo senza batter ciglio. Ma ho molta fiducia nel senso pratico del mio fratellino. Sono sicuro che capirà, alchimista. L'angelo Tyrell era sicuro che il diavolo non sapesse nulla sui pensieri che correvano nella sua mente a briglia sciolta in quel momento, ma aveva anche compreso il suo modo di pensare. Per il diavolo, pensare ora alla sua risposta non rendeva minore la minaccia. Riconobbe che era molto più capace di lui nel mettere da parte una situazione fino a quando non avrebbe potuto fare qualcosa al riguardo. Tutta la sua preoccupazione non aveva mai risolto niente. All'improvviso divenne calmo. Era vero. Fuggire dalle scelte difficili e paurose, pensare di non farsi male, impegnarsi a scappare per tutta la vita, davvero l'avrebbero reso l'unico essere felice di tutto il creato. Davvero pensava che le ingiustizie e i guai che evitava non sarebbero ricaduti su nessun altro. La rabbia per quelle riflessioni moltiplicò la sua forza. Strinse la mano sulla maniglia e spalancò la porta. Qualcosa nella sua mente non tornava, ma semplicemente uscì. Prima o poi capirà, disse Lucifero rivolgendosi a noi. È normale, pensai. Opporsi al diavolo è impossibile. Se tentate di allontanarlo, le vostre mani vi parrebbero quelle di un bambino malato. Vi sentireste deboli e se vi rifiutaste di obbedire, beh, in breve tempo potreste ricevere un regalo da parte sua e potete scommetterci. Non sarà nulla di bello. Dentro al pacco potrebbe esserci la testa di vostra madre o di qualcuno che conoscevate ed era dalla sua parte, di uno sconosciuto o della vostra giovane vicina di casa incinta di 8 mesi. Chi può dirlo? È questo quello che viene chiamato potere. Una minaccia, una richiesta, una riflessione, quando viene mossa da qualcuno con un potere così assurdo e sovrastante come Lucifero, diventa semplicemente destino. Cercate di capirlo. Dopotutto, chi potrebbe opporsi? Questo significa essere il diavolo, e questo significa essere guidati dal proprio buonsenso. No, no, è inutile che alziate la voce. Ho colpito nel segno, non è vero? E poi, di cosa vi lamentate? Voi mi avete chiesto questa storia. Ora ricomponetevi. L'omelia del matto è finita. Riflettete sulle parole del diavolo. Raccogliete i pezzi della vostra dignità e sperate. Sperate con tutto il cuore di non essere invitati a un colloquio con Lucifero.